buongiorno, siamo al giorno ultimo dell'anno, il 31 di dicembre, fuochi, botti in giro da tutte le parti, mi raccomando, pensate un attimo agli animali dei boschi, per favore. Dopo questi episodi, dopo questa confusione, questi animali si allontanano, non ritornano ai loro posti non prima di 7, 8, 10 giorni. Comunque volevo parlare di altro. Ricordate quell'episodio nel quale il gentiluomo è abituato a nani ballerine, puttane, leccapiedi e peggio di Berlusconi, parlando della Merkel, chiaramente in privato, dette una qualificazione, direi, sotto l'aspetto perlomeno discutibile, la culona e altra cosa, altro epiteto ancora peggiore da taverna che qui voglio trascurare. Cos'è successo? Questi giorni il direttore, altro ineffabile individuo, del giornale ha ricostruito una telefonata avvenuta nella metà di ottobre all'incirca dell'anno e dove la Merkel, culona, ripeto, come aveva definito il nostro beneamato e ineffabile ex premier, aveva telefonato al Presidente della Repubblica Napolitano suggerendogli di levarlo di torno. Vero, non vero? Io credo che anche se fosse stato vero, ovviamente le due cancellerie hanno decisamente escluso l'episodio. Ma da cosa se ne trae da tutto questo? In sintesi, quello che era stato il nostro beneamato ex premier, seduttore, barzellettiere, eccetera, eccetera, la culona della signora Merkel ha fatto un mazzo così al seduttore, da ridere, vero?